Nel cuore del ghetto ebraico di Bologna, il civico 16 di Via dell'Inferno, a pochi passi da dove oggi c'è il Museo Ebraico Bolognese, ci sono ancora le tracce dell'antica sinagoga, da cui alla fine del 1500 furono espulsi per la prima volta da Bologna le comunità ebraiche. In questi giorni celebriamo l'anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz. 74 anni fa le truppe sovietiche scoperchiarono per la prima volta gli orrori di quello che poi sarebbe divenuta tristemente nota come la Shoah, e il giorno della memoria numero 27 ricorda quell'orrore e la storia della comunità ebraica. La giornata della memoria quest'anno, 2019, compie i suoi 19 anni, la legge è stata attivata nel 2000 ed è ancora una giornata molto importante, molto viva, nella quale l'aspetto appunto fondamentale è quello di ricordare. Ricordare oggi diventa a volte un discorso anche come dire, difficile, perché il giorno della memoria può anche sfociare in facili retoriche. È un giorno che deve essere tenuto vivo non soltanto il 27 di gennaio, ma diciamo un po' durante tutto il corso dell'anno. È un giorno che, nel quale insomma dobbiamo combattere anche attraverso la conoscenza, la cultura, la storia di ciò che è stato e di ciò che è adesso e di ciò che domani non dovrebbe più accadere, ma è soltanto appunto studiando, con la conoscenza, con la cultura, che si possono evitare le aberrazioni che ci sono state durante la Seconda Guerra Mondiale e durante la Shoah. In questi giorni il Museo Ebraico di Bologna ospita una mostra davvero da non perdere per l'importanza storica che rappresenta. I 5 anni più bui probabilmente della storia italiana, 1938-1943, cioè la storia, la genesi delle leggi razziali, quelle corpus di leggi anti-ebraiche precedute da 2 anni di propaganda antisemita che caratterizzarono la espulsione, prima la schedatura su basi razziali, quindi razziste, una sorta di censimento che poi provocherà l'espulsione, anche la deportazione di tantissimi anche ebrei italiani, fino alla promulgazione del corpus vero e proprio della legislazione antiebraiche, la legge razziale appunto, 17 novembre del 38, controfirmate dal re, allora Vittorio Emanuele III. La espulsione, dicevamo, degli ebrei, prima la schedatura, a partire dalla scuola, dal mondo scolastico, dalle università, fino appunto al tragico epilogo. Una mostra davvero didattica, divulgativa, per non dimenticare. Prima di colpire un gruppo sociale bisogna identificarlo, e ancora oggi non è facile dire chi sono gli ebrei. Qui, in quel periodo, noi abbiamo messo delle immagini che ci fanno vedere gli ebrei all'interno della società italiana. E allora, questi sono degli ebrei che vivono qui vicino a Modena. Uno scienziato, Pinkerle, che viene da Trieste, che il sabato va a fare le scampagnate col parroco del villaggio, lavora all'università. Questi sono 4 fratelli ebrei che si sono offerti volontari per la prima guerra mondiale, anche questi. Questa è una famiglia altoborghese torinese di pianisti, e così via. Questo, per esempio,
guardate la differenza tra questa famiglia e questa. Questi sono degli ebrei corfioti, molto poveri, che vivono nel ghetto di Trieste, e questa è la mamma dei fratelli Rosselli. Quindi abbiamo delle categorie totalmente diverse. Pochissimi ebrei ortodossi, una classe di Fiume, in questo caso, che era italiana, un ospedale per bambini, un ritratto di insegnanti milanesi, come oggi, esattamente come oggi. E qui abbiamo addirittura una realtà che è quella di Rodi e che è quella di Tripoli, perché a Tripoli vivevano circa 30.000 ebrei italiani e a Rodi vivevano anche qui 5-6.000 ebrei italiani. Questo è interessante perché era un matrimonio. I matrimoni poi erano tutti uguali, cambiava solo lo sposo, le persone erano sempre le stesse. Allora, cosa vediamo da qui? Che gli ebrei erano, come sono, uno spaccato della società italiana, né più né meno. Questo è molto importante, perché già individuare gli ebrei in questo modo vuol dire, come dire, cercare di togliere qualche pregiudizio, perché ci sono molti pregiudizi su chi sono gli ebrei e come si collocano. Allora, come adesso, uno spaccato dell'Italia, esattamente. Abbiamo iniziato questa volta sul 38 mostrando questa normalità ebraica. Per noi il Giorno della Memoria è sicuramente uno degli eventi più importanti del nostro calendario, ma non è chiaramente il solo. È attraverso anche tutta la nostra attività annuale che noi cerchiamo di tenere vivo, presente questa cultura, queste tradizioni, e cerchiamo di parlarne, di declinarle in tanti modi, proponendo attività, conferenze, presentazioni, dove non è soltanto presente il tema della memoria, ma, ripeto, il tema generale sulla cultura, sulla tradizione ebraica, sugli aspetti anche interculturali dell'ebraismo all'interno della società italiana e non solo. Questo è un po' la missione, il compito del Museo Ebraico, nonché quello appunto di far conoscere, di conservare e di tutelare il ricchissimo patrimonio che è ancora vivo e presente nel territorio regionale. Se gli ebrei sono delle persone normali, quindi la maggior parte degli ebrei in quell'epoca si comporteranno come la maggior parte degli italiani, ovvero moltissimi ebrei sono fascisti. Qui abbiamo degli esempi, gente che ha fatto la marcia su Roma, amici di Balbo, ebrei che, come dire, fondano e dirigono un giornale fascista. Questo è un giornale degli ebrei fascisti. Qui c'è Bologna, questo bambino vestito e bardato da fascista, certo da piccolo Balilla, da giovane Balilla, e Nakamu, con dietro, ovviamente la conoscete, qui siamo a Ferrara, qui siamo a Rodi, qui siamo a Roma, ma ovviamente c'è anche una parte degli ebrei, come nel resto dell'Italia, che fa invece una scelta diversa, fa una scelta di resistenza al regime fascista, di opposizione. Fra questi, colordi, la gente che gira intorno a questa pubblicazione fatta in Francia è ovviamente, naturalmente, i fratelli Rosselli, che vengono uccisi da emissari di Mussolini proprio a Parigi. Il Museo Ebraico di Bologna, a due passo dalle Due Torri, mostra attraverso una ricca esposizione di pannelli, oggetti sacri e strumenti multimediali la storia millenaria del popolo ebraico, 4.000 anni circa di storia, le diaspore, le migrazioni, la provenienza, attraverso appunto la riproposizione dell'antica cultura religiosa, identitaria di questo straordinario popolo.
vengono, arrivano dopo che Mussolini le annuncia a Trieste. Il primo discorso anti-ebraico, fortemente anti-ebraico, viene fatto a Trieste. Mussolini dice, senza giri di parole, che l'ebraismo si è rivelato un nemico irriconciliabile dello Stato. Non solo, ma dice che chi crede che questa posizione nel confronto agli ebrei antisemita sia qualche cosa, come dire, una copiatura di quello che veniva in Germania, lui dice in questo discorso, è un deficiente. E, come dire, in questo modo, in modo molto forte, anche volgare, lui rivendica il fatto che queste leggi sono qualche cosa che hanno a che fare con l'autarchia fascista, cioè è un'invenzione fascista, è qualcosa che viene dal fascismo, non dalla Germania. In ogni realtà comunale gli ebrei sono obbligati a registrarsi, avviene un censimento e questo censimento è fondamentale perché sarà la base per gli arresti che avverranno dal 1943 in poi. Addirittura quando fanno la retata del 16 ottobre, le liste che i nazisti hanno, e non la fanno gli italiani, la fanno i tedeschi, ma le liste che questi hanno sono ancora le liste del censimento del 1938. Quindi il censimento sono per il momento una base per individuare gli ebrei. La cosa interessante è che prima avviene il censimento e poi la definizione di chi è ebreo. Praticamente lasciano agli ebrei il compito di autodenunciarsi, dopodiché faranno la definizione dell'ebreo. Beh, certamente il tema è quella dell'identità o dell'identità appunto della tradizione del popolo ebraico, la cultura sostanzialmente, il desiderio di studiare e di continuare in questa tradizione, il sentirsi all'interno di un contesto di norme che vanno rispettate e che quindi, come dire, fanno di questa tradizione un qualcosa che è vivo e presente da sempre, insomma. Chi è ebreo? Chi ha almeno tre nonni ebrei. Chi ha i due genitori ebrei, ovviamente è ebreo. La definizione di ebreo è una definizione di carattere biologico, genetico, pseudoscientifica. Non ha niente a che fare con la religione o altre considerazioni. Quindi è esattamente la stessa definizione che danno i nazisti, con una differenza. I nazisti stabiliscono che se un uomo, una persona ha tre nonni ebrei, questo è un ebreo puro, Volljude. E poi chi ha due nonni ebrei è un Halbjude, cioè un Mischling, un misto di primo o secondo grado. Se ha due nonni, due e due è di primo grado, se invece ne ha di meno è di secondo grado. I fascisti non istituiscono la figura del misto. O uno è ebreo o uno non è ebreo, e qui incominciano i problemi. Come si fa a stabilire? Guardate, la Demorazza si mette che è l'ente specializzato creato apposta per questi obiettivi, si mette a fare le analisi pseudoscientifiche tra la parte di sangue ebraico e la parte di sangue cosiddetta ariano. Ma anche qui la definizione dell'italiano non ebreo come ariano è qualcosa che grida vendetta al cielo. È una delle prime applicazioni della legge. La legge va a colpire prima di tutto gli ebrei stranieri in Italia, perché li espelle, ma non tutti poi se ne vanno, e soprattutto il mondo della scuola, dell'università e della scuola in genere. E queste immagini, bisogna guardarle queste immagini, è molto importante guardare in faccia queste persone. Questa è una piccola scuola di ebrei di Napoli, questa è una sezione speciale degli ebrei di Fiume. Quando non c'è la possibilità di fare una scuola ebraica, i fascisti
lasciano in alcune realtà locali, lasciano la possibilità agli ebrei di radunarsi in una sezione speciale di una scuola pubblica, ma in orari completamente diversi, perché non devono incontrarsi gli alunni ebrei con i non ebrei. Queste norme, queste disposizioni antiebraiche valgono anche ovviamente a Rodi e a Tripoli, e questa è fantastica, perché questa era la scuola italiana di Tripoli, che attraverso le leggi si svuota completamente, cioè erano tutti ebrei. La regione Emilia-Romagna è ricchissima di testimonianze della presenza ebraica fin dalla antichità. Basti pensare alle comunità importanti di Bologna, Ferrara, Modena e Parma. In tutta la regione sono circa 37 luoghi di presenza ebraica, a partire da 1300, 26 invece le località nel quale si è reperito un quartiere anticamente abitato dagli ebrei, 11 ghetti veri e propri, 21 invece sparsi per il territorio dell'Emilia Romagna, luoghi con la presenza di un vero e proprio cimitero ebraico. Abbiamo ritrovato all'archivio centrale del CONI a Roma questi documenti firmati dal presidente del CONI e dal presidente della Federazione Italiana Calcio, l'espulsione di tutti gli ebrei da questo ambiente. E si dice: abbiamo iniziato con gli allenatori, quello l'abbiamo fatto, adesso andiamo a beccare i giocatori. E una delle vittime degli allenatori, lo sapete, è Arpad Weiss, che era oltretutto un ebreo straniero. Ma vanno a essere colpiti gli atleti. Questo è Efrati, grande pugile. Pensate che nel 38 lui è in America a combattere, ritorna perché la moglie è incinta, ed è sarebbe stata la sua fine, perché poi sarebbe rimasto qui e nel 44 viene preso, deportato ad Auschwitz e morirà in un combattimento che le SS lo obbligheranno a fare. Si pensa normalmente che il lavoro obbligatorio, coatto, il lavoro forzato, sia qualcosa che riguarda i paesi dell'est europeo. E invece abbiamo messo apposta questa immagine che ci fa vedere un gruppo di ebrei romani sotto questo che tutti sapete, Castel Sant'Angelo. Ma i prefetti ordinano in tutte le realtà il lavoro coatto per gli ebrei. Delle cose più sconvolgenti, ma in questo caso anche favorevolmente sconvolgenti, è l'istituzione di posti che alla fine diventeranno dei luoghi di salvezza. In questo caso è Nonantola, è legata a Bologna Nonantola, perché l'organizzazione di aiuto, la Delasem ebraica, a Bologna ha un grande rappresentante, Mario Finzi, magistrato, che diventerà uno dei numi tutelari di questi ragazzi. Tutti quelli che hanno subito il 38 sono finiti ad Auschwitz, gli ebrei che erano in Italia, ma tutti quelli che sono finiti ad Auschwitz hanno subito il 38. Questo è l'epilogo, c'è un nesso fra i due che non è dato solo dal censimento, è dato dal fatto che queste persone sono diventate deboli, abbandonate da tutti, non hanno ormai, la loro rete di soccorso è ai minimi termini, e quindi le conseguenze sono queste. Dunque, se capire è impossibile, ma ricordare è necessario, come scriveva Primo Levi, cerchiamo di attualizzare anche quello che ci può venire dalla giornata della memoria e ricordare questi fatti, attualizzandolo nell'attuale dibattito politico, dove si usa con grande disinvoltura l'accostamento termini e espressioni tipo Shoah, deportazione, genocidio, sterminio, campi di concentramento, eccetera. Ecco, allora cerchiamo di limitare l'accostamento
di queste visioni al dibattito e alle vicende di oggi, per uno, propria onestà storica e intellettuale, due, per il reale rispetto verso quei milioni di persone che quelle tragiche vicende le hanno subito davvero.